Allora, sentite? Allora, contraddittorio tra Stefano e Christopher, titolo La correzione. Prima regola, è permesso fare il tifo. Secondo, ognuno dei due avrà all'inizio 2 minuti per dire quello che vuole. 2 minuti ciascuno. Alla fine di questo blocco di 2 minuti ciascuno sarà data la parola a chi vuole intervenire. 4 turni di 2 minuti ciascuno, eh? Okay. È chiaro? Allora, testa o croce? Testa. Allora, è uscito testa. Per cui darei... Ah, questo è il gong che cercherò di usare. Allora, qui potete controllare il tempo. Quindi la parola va a Christopher. La collezione è molto importante. La collezione è un esperto, una persona che sa, un insegnante, che prende lo scritto, il prodotto dello studente, la persona che non sa, e poi individua lì dove ci sono le cose che non vanno bene, gli errori. Questo perché è importante? È importante perché c'è un problema nella nostra professione. Sentite? Sì. C'è una crisi di identità. Allora, al momento della correzione, l'insegnante non ha più dubbi sulla sua importanza, perché senza il suo intervento questa correzione non avrebbe luogo. Quindi per l'insegnante è il momento in cui si tira su e si sente importante, e quindi non c'è il rischio della crisi di identità. Quanto tempo c'è? Un minuto. Ecco, allora, questo, quindi per l'insegnante è molto buono. Per lo studente è buono anche perché insegna allo studente quanto ha bisogno dell'insegnante. Perché senza i suoi insegnanti questa collezione non avrebbe luogo. Quindi più l'insegnante corregge, più lo studente impara che senza l'insegnante non possa fare progressi, perché l'insegnante, lo studente sa che senza la correzione degli sbagli continuerà a sbagliare, no? Sappiamo tutto che se l'errore non viene corretto, l'errore viene ripetuto. Ciò, ancora tempo? No, una preghiera, il tifo al termine dei 2 minuti, non durante, perché altrimenti potrebbero perdere le seconde impressioni. Via. Bene, allora una premessa metodologica generale. Io non sono qui per sostenere tesi, ma al contrario per sostenere, se vogliamo, una tesi particolare, cioè che nessuna tesi è valida universalmente. Cioè, io sono qui per insinuare dei sospetti. Ritengo che la funzione dell'intellettuale, sono d'accordo con chi sostiene che la funzione dell'intellettuale, con cui io modestamente mi identifico, non sia quella di enunciare tesi, ma di insinuare dubbi, di insinuare sospetti. Quindi, visto che abbiamo iniziato con una evidente portata ironica sulla inopportunità della correzione, io vorrei dire che non è detto che in certi casi la correzione non sia utile e produttiva per lo studente. E do tu lo stop quando è, perché tanto io ho un elenco di cose. Naturalmente bisogna intendersi su che cos'è la correzione. Quindi, se correzione è l'insegnante, come abbiamo visto oggi in uno dei laboratori del pomeriggio, l'insegnante che ritira il foglio che lo studente ha scritto, fa a casa delle sue correzioni, lo restituisce, il foglio va lì, viene archiviato, eccetera, questo
direi che è totalmente inutile, anzi la domanda che poneva Virgilio, correggere gli errori degli iscritti porta alla loro scomparsa? Io direi sì, porta alla scomparsa degli iscritti, non degli errori. Detto questo, ecco, io vorrei accennare a delle condizioni che forse non sono sufficienti, ma sono comunque necessarie per rendere una correzione valida. Seriamente voglio parlare di una mia studentessa, una classe che di inglese recentemente, in cui la maggior parte degli studenti mi seguivano da un po' di tempo e c'era una nuova studentessa e hanno scritto un racconto e hanno consegnato il racconto a me e io non avevo detto che fine avrebbe fatto questi racconti. Poi la prossima lezione abbiamo fatto tutta un'altra cosa, una preparazione per uno spettacolo, e questa studentessa nuova mi diceva: ma ci li dai i nostri racconti corretti? E io ho detto: io non corretto mai i vostri scritti. E lei era io non leggo mai, non corretto mai i vostri scritti. Lei è una persona intelligente e ha contestato questa mia posizione e abbiamo discusso 20 minuti, 25 minuti, lei ed io, e gli altri guardavano. Per gli altri non c'era niente da discutere. Sapevano perfettamente che io non correggevo, non intendevo correggere i loro scritti, e per loro sembrava una normalità perfettamente accettabile. La nuova studentessa veniva da una realtà diversa, quindi per lei non era normale per niente, quindi contestava tutto dall'inizio alla fine, però alla fine ha capito che comunque io non cambiavo idea, e quando ha capito questo ha detto: dammi indietro il mio scritto, lo voglio lavorare. Io non posso replicare sulla storia perché devo sentire l'happy end, allora. Non è finito. Allora procedo nel elenco di queste che per me sono delle condizioni necessarie. Io ritengo che in generale nell'insegnamento, come in qualunque cosa, io ritengo che l'insegnamento possa essere associato a certe funzioni molto delicate come quella per esempio di una psicoterapia o quella della formazione di un attore. Sono cose estremamente sottili e in cui è centrale la personalità del discente. Penso che possano valere dei principi generali, ma penso che bisogna in qualunque momento essere pronti a tener conto della specificità della persona che si ha davanti. Non ricordo se Freud o Jung diceva che il rapporto psicanalitico, al termine del rapporto psicanalitico, esce modificato il paziente, ma esce modificato anche il terapeuta. Io ritengo che la stessa cosa dovrebbe essere al termine di un rapporto didattico: esce modificato il discente, ma anche l'insegnante. Allora, devo dire, prima condizione, la correzione. Allora, intanto la correzione deve essere richiesta dallo studente, cioè ci deve essere una motivazione dello studente e l'iniziativa deve essere dello studente. Non serve assolutamente a niente che l'iniziativa la prenda l'insegnante. Quindi ci deve essere una precisa motivazione dello studente a migliorare la propria interlingua e soprattutto laddove questo miglioramento non accresca l'efficacia della comunicazione. Cioè, io conosco una persona che parla uno splendido italiano da un punto di vista di comunicazione, di efficacia comunicativa e di eleganza espressiva, con delle fossilizzazioni del tipo se sarei, oppure
degli errori di terminazione degli imperativi, ma lui di questo non gliene importa niente. Bene, rimane così. Sì, a questo punto ho varie cose da dire. Comunque, per finire la storia, l'altra volta la studentessa ha rivendicato con vigore il diritto di avere il suo scritto indietro, perché riteneva, davanti a un insegnante che si rifiutava di riconoscerla, riteneva non pronto alla consegna all'insegnante. Quindi lei intende lavorare di più su quello che è scritto. Quindi l'effetto dell'insegnante che corregge è di fare lavorare gli studenti a un livello più basso della loro reale capacità. Quindi la correzione è negativa. Poi, per quanto riguarda la differenza delle personalità degli studenti, che Stefano dice che è una questione di personalità, è una questione di cultura. La rivendicazione che io sono studente, quindi io sono uno studente serio, se mi metto una foto con un insegnante serio è una persona che corregge i miei scritti. Questa è una formazione culturale che tutti gli studenti, non c'è uno studente che viene alla scuola a studiare da noi o da nessun'altra parte, perché ha imparato questo comportamento. È la norma della scuola tradizionale mondiale, probabilmente, in cui quello è la definizione di essere studente e insegnante. Non è una questione di personalità. Lo studente richiederà sempre questa cosa se l'insegnante non gli dice no, io non lo faccio. È solo in quel momento che lo studente deve cominciare a pensare, forse c'è qualche sensatezza nel fatto che l'insegnante non assume questo tipo di ruolo, e quindi mi responsabilizzo di più. Allora, per quanto riguarda la persona che ha degli sbagli fossilizzati, questa persona non sa che sbaglia? Stop. Bene, allora il principio che Christopher ha estrapolato dal comportamento della sua studentessa e di cui ha invocato la universalità, cioè quello in base al quale se lui non si fosse comportato in quel modo lei non avrebbe dato il massimo, non vale almeno in un caso il mio. Cioè io non funziono in questo modo, va tenuto conto anche di personalità come le mie, e io appartengo alla stessa cultura di questa persona che non credo fosse cinese. D'altra estrazione. Altre persone funzionano come me. Io credo che la strategia dell'insegnante dovrebbe essere quella appunto di promuovere il massimo del rendimento e della riflessione dello studente, cioè che lo studente si rivolga all'insegnante solo quando lui è riuscito ad arrivare al proprio massimo. Questo dovrebbe essere il compito educativo dell'insegnante. Dopodiché interviene l'insegnante, perché altrimenti con lo stesso principio in una ricostruzione di conversazione l'insegnante per esempio non interverrebbe mai, lascerebbe che lo studente arrivi al proprio meglio e basta. È chiaro che in una ricostruzione di conversazione l'insegnante sa e lo studente sa che l'insegnante a un certo punto interverrà, questo però dato l'addestramento a cui è stato sottoposto lo studente per merito dell'insegnante, non diminuisce l'energia dello studente nel fornire, nel fare del proprio meglio, nel fornire il massimo della propria analiticità e della propria riflessione. Ho finito? No. Quindi, la persona di cui parlavo, io non so se è cosciente o non è cosciente, non la vedo da un po', era cosciente che nel suo italiano c'erano delle sfasature, al tempo stesso era perfettamente cosciente però che il suo italiano era tale da garantirgli una comunicazione perfetta e non gli fregava niente delle imprecisioni grammaticali. Il livello di correttezza di una persona cambia a secondo la personalità della persona. Non stiamo parlando del quanti sbagli fa la persona.
adesso, stiamo parlando di un comportamento didattico, un atto didattico. Cioè io insegnante mi comporto in un certo modo rispetto a uno studente. Abbiamo un rapporto in cui ciò che faccio io influisce quello che fa l'altro. Non c'è un atto didattico innocente. Tutto quello che io faccio è un messaggio che dice alle studenti: io faccio questo, quindi a te fare quello che è complementare semantico con quello che, complementare tra quello che faccio io. Se io correggo, il messaggio che mando allo studente è che non è tenuto lui a farlo. Non è possibile che lui pensa che se io lavoro in una foto didattica in cui è l'altro che corregge il mio scritto, non può arrivare alla conclusione che lui stesso deve correggere. Invece è quello che vogliamo, che lo studente si assume la responsabilità, come questa studentessa di cui ho parlato prima, e questa assunzione della responsabilità avviene soltanto quando l'altro dice: non la prendo io la responsabilità. Quindi il fatto di dire non correggo è un messaggio allo studente di dire: lo devi fare tu. E ti darò tutto il tempo, tutti gli strumenti, tutte le possibilità di interagire con tutti gli altri pari gradi che vuoi, puoi rivedere che tu hai scritto, però lo devi fare tu. Questo per me è una didattica responsabile. L'assegnazione di responsabilità allo studente è ineccepibile. Io insinuo il sospetto che ci siano dei livelli in cui lo studente non sia più in grado, oltre una certa soglia, di vagliare né lui né di pari grado, di procedere oltre nell'analisi e nella verifica della correttezza del proprio testo. Può darsi che a questo livello lui sia contento, e va benissimo così, e la lezione deve finire in quel punto lì. Ma io, per esempio, e ritorno al mio caso specifico, io vorrei, dopo aver fatto questo lavoro, dopo essermi consultato con tutti i pari grado, dopo aver speso ore di lavoro sul mio testo, io vorrei che l'insegnante, con me e interagendo con me, intervenisse sul mio testo. E questa è un'altra delle dei requisiti necessari per me, è la modalità della correzione. Cioè, se per correzione si intende questo non va e devi x non va e devi sostituirlo con y, non conta niente, vale zero. Se la modalità significa una interazione per cui l'insegnante, per esempio, mi dice, l'abbiamo visto anche in uno dei lavori presentati nell'ultimo laboratorio, in quella riga c'è qualcosa che non va. In quel periodo c'è qualcosa che non va, questo è solo un passo, dopodiché sono io che analizzo, arrivo a individuare che cos'è, se sì, ecco che io ho fatto un passo avanti, se no è l'insegnante che mi dà ancora un'altra carta. È come se l'insegnante avesse 40 carte in mano, non mi dà subito l'ultima, ne gioca una dopo l'altra per portarmi gradualmente alla meta finale e per attivare in me quella energia di riflessione e quello spessore di analiticità che fanno appunto l'importanza della correzione, laddove per correzione non si intende la correzione tradizionale. Allora, abbiamo esaurito. Abbiamo finito. Okay. C'è stata la risposta alla storia degli sbagli ipotizzati, è già finito. Allora, qualcuno vuole, non si è sentito niente? Che dice Luigi? Si è sentito quello da dietro? La domanda sugli sbagli fossilizzati, mi sembra che non abbia trovato una risposta. Cioè, vanno. Ci può fare qualcosa o no? Una domanda, Gabriella, questo quesito è posto a uno dei due in particolare o
No, c'è chi vuole rispondere. Ok, allora a questo punto, se c'è qualche domanda diretta a uno dei due, chi riceve la domanda risponderà, dopodiché l'altra persona avrà la stessa opportunità. Ok? Beh, allora, se qualcuno di voi due vuole rispondere alla domanda. Beh, nel caso di questa persona che io conoscevo, beh, io dico, la condizione necessaria è che lui... Che cos'è? Qui c'è un boicottaggio... C'è un monopolio dell'emittenza... È molto pericoloso... Dunque, nel caso della persona che conoscevo io... secondo me il primo requisito è che lui, per esempio, si ponga criticamente davanti al proprio modo di esprimersi, e che eventualmente lui mi conosceva, ci conoscevamo, ci frequentavamo, avrebbe potuto domandare a me, sapeva io che attività svolgo, avrebbe potuto chiedere a me come giudichi il mio italiano, sono corretto? Lui sapeva di non essere corretto, ma non gli interessava, perché, ripeto, aveva una capacità di eloquio e una proprietà di linguaggio superiore a molti parlanti nativi italiani, e lui riusciva ad adempiere perfettamente alle sue funzioni espressive, comunicative ed emotive, perché lavorava in un settore profondamente emotivo, dove l'emotività era profondamente coinvolta, e quindi anche una puntualità di linguaggio era richiesta. Quindi per me la condizione intanto necessaria sarebbe stata quella, dopodiché avremmo potuto, anche se l'avesse chiesto a me, cominciare un lavoro di approfondimento analitico sul suo livello di correttezza formale. Lui è indipendente. Quanto tempo sono? 3 minuti. No, 3 minuti. Non è necessario. 2 e mezzo. Purtroppo, l'insegnante, come insegnanti abbiamo un'idea di onnipotenza. Cioè, gli sbagli fossilizzati, si può fare qualcosa, no? Si presume che si può fare qualcosa. Se sono fossilizzati, è la persona che io avevo chiesto prima, è consapevole o non è consapevole? Allora, spesso, la persona è perfettamente consapevole, anche in questo caso è non consapevole. L'insegnante, qual è il ruolo dell'insegnante? L'insegnante non deve credere che spetta l'insegnante a risolvere il problema, e non è un problema. Quella persona vuole parlare, io sbaglio quando parlo italiano, sono 25 anni che arrivo qui, sbaglio costantemente, e va bene così. Un insegnante, Stefano, chiunque, non mi cambierà. Io so che sbaglio, posso anche potrei evitare molto sbaglio, parlando più piano, controllando tutto quello che dico, dipende da me, io decido, non parlo. Un altro, io conosco inglesi che stanno in Italia da 4 anni, parlano molto meglio di me, in questione di come sono fatte dentro, del loro carattere, e non dipende da quello che fa l'insegnante.